Salve ragazzi, di nuovo qui con voi, però non voglio dirvi le solite logiche imprenditoriali e massoniche delle multinazionali, come ho già fatto in precedenti video, ma questa volta vi voglio parlare qualcosa che è legato alla nostra voglia di socialità, che è la burracomania, che è una mania per me sana e equilibrata. Vi spiego anche la motivazione, perché anch'io, essendo un appassionato di burraco, vi voglio far vedere una lettura del vostro gioco, della vostra passione, che magari non avete notato. Ed è questa, ragazzi, per voi che giocate a burraco sicuramente sapete le regole del gioco. E qual è la lettura che ho fatto io di vita nel burraco? Ho fatto questa lettura, che ogni volta che il giocatore è dinanzi al mazzo di carte e agli scarti dei propri avversari, vede davanti a sé un bivio, una scelta da fare, quella di pescare la carta nel mazzo, carta coperta naturalmente, e quella di pescare invece ciò che gli altri giocatori prima di lui hanno scartato. Lì è un po', diciamo, si sorge magari un tatticismo, magari, che può essere anche basato sulla propria mentalità di gioco. Però io vedo in maniera diciamo del tutto naturale anche una scelta di vita, e ve la voglio dire, diciamo, quella che per me è una metafora di vita che sta in quel momento di gioco, che dura 5 secondi, come sapete, nei tornei di burraco, che è quella che se peschi la carta dal mazzo, voi ragazzi chiedetevi che cosa state facendo. Quando prendete la carta dal mazzo, andate alla ricerca di quello che è ignoto, o quello che vorreste che sia l'ignoto per voi, una certezza magari, una certezza di cosa? Basata soltanto sulla fortuna di pescare la carta che vi faccia incastrare il vostro gioco, la vostra idea di far sì che il vostro modo di giocare abbia un seguito positivo, cioè sviluppi la possibilità di vincere, ma basato soltanto sul concetto della fortuna. Mentre invece, se voi non pescate quella carta del mazzo, ma andate bensì a scegliere gli scarti, in quel momento avete basato la vostra tattica di gioco, ma la vostra visione o opportunità di vita su un altro tema, ma quella di crearsi delle opportunità, perché scegliete ciò che voi con i vostri occhi ben vedete, ben vi è chiaro, cioè l'opportunità di crearvi delle carte in più che vi diano altre opportunità di gioco, creare coppie, creare altre carte che vi possono dare punteggio, che vi possa acquisire comunque sia possibilità di vincere, ma basato su quello che di concreto voi già conoscete, non sulla prima scelta che vi ho appena enunciato, che è quella della carta che è insicura, che è incerta, che è basata solo sulla fortuna, che poi a livello statistico magari su 108 carte sapete benissimo che poco più del 10% è fatta di pinella o di jolly, o è basata magari, se cercate il 7 di picche, sapete che ce ne sono due nel mazzo, è una possibilità su 54 carte, okay, di pescare quella azzeccata, quella giusta. Ma tutto, diciamo, è molto aleatorio, molto, molto più si complica uno un po' la vita, insomma. Mentre invece, se andate a prendere il cestino, che è quello che voi sapete benissimo, che è quello che sa gestire meglio il cestino, è quello che poi alla fine della partita porta più punteggio. Per quale motivo? Perché nella ricerca del cestino, comunque sia, pensa che sono gli scarti, quello che non va bene per il gioco degli altri, ma in realtà lui si è creato tante carte nelle proprie mani, che quindi da 11 carte averne 30 vuol dire avere tante opportunità di poter far punti, ok? Se invece voi rimanete con le vostre 11 carte e pescate sempre la solita carta dal mazzo, voi vi infognate con la vostra razionalità a crearvi solo un'opportunità, solo una possibilità. E quindi vi dico, ragazzi, spingetevi, abbiate coraggio nella vita e affrontate comunque la possibilità di crearvi più aspettative in quello che voi volete essere realizzati. E partiamo dal burraco, vi può sembrare una pazzia, una mia follia che vedo questo, ma a me mi sembra che invece sia uno spunto anche di creatività, che in questo periodo in cui vi lanciano i mass media, che viviamo in una crisi economica, ci vuole per comunque sia far sì che ci sia una spinta emotiva forte
da far sì che ci allontaniamo da questo spettro sociale, okay? di questa paura che ci vogliono in tutti i modi inculcare i nostri mass media, okay? I nostri mezzi di informazione, che sono i giornali che ci fanno i titoli, i sottotitoli, i sovrattitoli, i cazzi mazzi, quello che cazzo è, ragazzi, sempre crisi, non c'è lavoro, tagli, esuberi, tasse, cazzi mazzi, non c'è lavoro, cassa integrazione, disoccupazione, basta ragazzi, giochiamo a burraco, coltiviamo le nostre opportunità, coltiviamo attraverso il gioco anche una possibilità di slegarsi da quello che sono le quotidianità della giornata, che ci portano a casa con un peso e un bagaglio che portano a esserci frustrazioni con quello che sono i rapporti con i nostri familiari, con i nostri congiunti, con i nostri figli, che sono quello che è di più bello nella vita. E allora vi dico, partiamo da una piccola cosa, che è il burraco, che è una bellissima cosa, è un bellissimo gioco, perché mi ha dato un'ispirazione di vita talmente forte che ho trovato stimoli nuovi, energie nuove, vitalità nuova dentro il mio cuore, che riesco ad aver visto quello che magari voi adesso non vi pare logico, ma io penso che se magari vi spinti dalla vostra curiosità, spinti magari di essere increduli all'inizio, ma magari dici, ma fammici pensare un attimo, fammici guardare un attimo, e vedete che può essere capito anche che questa cosa, che per me è pura follia, pura pazzia, invece c'ha uno schema logico strutturale su quello su cui si basa questa idea, su questa metafora di vita. Sì, ragazzi, noi peschiamo anche la carta nel mazzo, ma nel mazzo peschiamo la carta nel momento in cui abbiamo preso 10 cestini, 10 carte che hanno scartato i nostri giocatori, perché dalle 20 carte che avevamo prima, con i 10 scarti ne abbiamo create 30 di carte. Ecco che quindi con 30 carte sicuramente, quando andiamo alla ricerca della fortuna, avremo molte, ma molte più possibilità, e questo ve lo dice qualsiasi matematico, perché quando c'è 30 carte sicuramente la carta che ti sei, le carte che ti possono essere utili per far sì che fai punteggio, per far sì che vai a chiusura, sia per te che per il compagno con cui giochi, perché è un gioco, capito, di un'altra persona che gioca insieme a te, crei il gioco sia per te che per il tuo compagno, come anche nella società. Se vuoi crearti un posto di lavoro, bisogna anche crearsi uno spirito di cooperativismo, uno spirito di gruppo, uno spirito di socialità, di adattamento con l'altro, di venirsi incontro, una cultura che, voglio dire, deve essere anche fatta di dire aiutiamoci ragazzi, basta con l'individualismo, basta con l'egocentrismo, basta essere concentrati sul proprio se stesso, col proprio ego, che non porta a nulla ragazzi, è soltanto autodistruzione, e questo non ci serve per potersi smuovere da quello che è i nostri parametri di vita, che si sono basati da 100 anni a questa parte. Bisogna svincolarsi da questi schemi che sono stati, che si hanno strutturato per una vita intera dai nostri genitori, dai nostri avi, dai nostri nonni. Bisogna capire che è ora di darsi una svolta, di partire da altri presupposti. Questo sì preclude che uno sa la via certa che lascia per non sapere quella che è la via incerta, però logicamente, voglio dire, se la via certa è quella che ormai è sondata da anni, che non porta mai a niente, che comunque sia dà qualcosa ma non dà quello che può essere necessario per vivere in maniera tranquilla, ragazzi, buttiamoci, non è spirito imprenditoriale, è spirito di sopravvivenza questo, ragazzi, legato a tutti gli esseri umani, di voler sopravvivere in maniera tranquilla, di essere sereni quando si va a casa, di poter avere quell'entusiasmo, di poter condividere un sorriso con la propria persona con cui condividi la casa. Questo dobbiamo ricercare ogni giorno. E allora iniziamo dalle piccole cose, coltiviamo il burraco, e vi faccio pubblicità al burraco, che a me non mi dà niente, non sono uno sponsor della burraco, anche perché è una federazione talmente quindi basata sull'attività ludica, non un'attività di lucro, ma un'attività che è basata sullo spirito di socialità. Allora prendiamo spunto da questa piccola cosa, creiamoci qualcosa anche per noi stessi, in più, arricchiamoci, buttiamoci su qualcosa che può essere ignoto, perché domani quell'ignoto ci può dare una certezza. Ragazzi, voglio uno spunto, voglio un vostro commento, quello che è, anche una critica, io vi risponderò a risposta,
dovuta in base alle vostre, ai vostri dubbi, ai vostri dilemmi. E io qui vi lascio per un vostro spunto di idee per cercare di arricchirmi, solo col confronto ci si arricchisce. Vi lascio ragazzi, scusatemi se mi sono dilungato troppo. Arrivederci. Ciao ragazzi, ciao.